gente di mare. Pescaresi, gente di mare, si sa, è complice il bel tempo. Questa mattina ne hanno approfittato per una passeggiata in spiaggia lungo la riviera. C'è chi addirittura si è portato il lavoro al mare. Quindi si è portato bello l'ufficio al mare. Sì, sì. Primo giorno di mare per lei? Sì. Per riposo sì, diciamo ieri è stata la prima nuotata in mare invece. Com'era l'acqua fredda? 13 gradi. Insomma. Gelata. Sì. La stiamo svegliando, proprio era beata sotto il sole. Buongiorno. Primo giorno di Tintarella? Primo. Suo marito si è portato il lavoro al mare? Sì, l'ho portato io, invece di rimanere a casa lui a lavorare, io fare faccende, andiamo al mare e lui lavora. Buon proseguimento. Grazie. Da febbraio. Da febbraio? C'è un po' di sole. Da febbraio lei è in costume al mare? Sì, come c'è il sole. Ma lei è una vera donna di mare? Sì, sì. Le piace il mare? O qua o a casa. E anche perché lei dice il mare ce l'ha portata di mano, quindi? Sì, sì. Sto vedendo prime infradito della stagione? No, già è un paio di settimane che lo porto. Viene al mare già da un paio di settimane? Sì. Bagno? Ancora no. E c'è chi è spinto però ad entrare in mare dalla propria cagnolina. Prima volta al mare quest'anno? Sì. Quindi si approfitta del 25 aprile? Sì. Anche voi immagino che per la prima volta avete questa tintarella, questa prima tintarella? Sì, con questo sole rincercava proprio. In voglia? Sì. Un vulcane, ancora di più. Ho fatto il compleanno. Quanti? Fatto un bel pranzo. Posso dire quanti anni ha fatto? 80. Complimenti, il mare la tiene proprio bene. Appunto. Ma però il problema è sempre del parcheggio, che non puoi venire, non dovrai mai il parcheggio. Le paga sempre la multa. Che l'anziano mica può venire da Spoltore, noi veniamo da Spoltore, mica possiamo venire da Spoltore con la bicicletta, che la cosa. Il 25 aprile al mare non si rinuncia. Certo, una passeggiata fa sempre bene. Voi siete di qua, di Pescara? Sì, noi siamo sì. Di Cerchio, sì. Come no? Cerchio che insomma è venuto anche alla ribalta delle cronache per... Gli ucraini. Certo, per la grande accoglienza. Ai bambini, sì, sì. Il nostro sindaco è un bravo sindaco che ha dimostrato una certa sensibilità al problema. E adesso voi vi godete un po' di pace? Certo, facciamo una passeggiata e poi questa sera torneremo... A Cerchio. E qui adesso oggi è un paradiso e come rinunciare a tutto questo? Sono molto più vicina, lavoro qui, ma non potrei vivere senza pescare e senza il mare. Questo è sicuramente una cosa è certa. E molti ce lo dicono, chi è nato sul mare senza mare non si può vivere. Non si può vivere, no. Poggiare i piedi scalzi sulla spiaggia, a distanza di un anno che effetto fa? È bello. Poi soprattutto abbassarsi la mascherina dove non c'è nessuno e godere dell'aria del mare. Sì, bello. No, vengo di solito, stando di Pescara abbiamo questa possibilità del mare, quindi... Intanto i balneatori sono alle prese con le ultime pulizie di primavera, per così dire. Domenico Pagliari, stabilimento Apollo. Sì, io sono già 3 mesi che sono qui a pulire e a mettere a posto per prepararci a questa stagione tra tantissime incertezze da un punto di vista, come sapete, dei problemi, che ogni giorno qui ogni giudice che si sveglia da una sentenza diversa. Una buona notizia è che si spera anche per il 2022 nella bandiera blu, col mare sempre più pulito. Con il fatto che hanno allungato questa barriera qui, che sarà il nuovo Molo Nord, e stanno alzando, ma già da adesso, guarda, sì, mentre prima, anche stamattina, mentre pulisco, avverto di nuovo l'odore della salsedine, del sale. Prima invece negli altri anni non proprio non avveniva.